Tony Martin ha vinto la quarta tappa del Tour, la Serein-Cambrai, 223,5 km, la più lunga di tutto il Tour de France. Sette settori di pavé per 13,3 km complessivi sulle pietre, con quelli più tosti raggruppati negli ultimi 46 km. Ma non è stato il pavé a decidere quest'anno la tappa, nonostante attacchi e contrattacchi, che si è svolta quasi totalmente sull'asciutto. Decisivo è stato l'attacco di Martin sull'asfalto a 3,3 km dall'arrivo, che ha sorpreso il gruppo in cui c'erano Nibali, Froome, Contador, Quintana, Van Gardner e Galopin. Sul traguardo di Cambrai, secondo John Degenkolb, terzo Peter Sagan. Per Martin si tratta del quinto successo al Tour de France, ma è la prima volta che indossa la maglia gialla.